tratta di un gruppo criminale organizzato che ha sfruttato frodi sulle carte di credito, principalmente americane e canadesi, attraverso sistemi di phishing per accumulare soldi versati poi su conti correnti italiani. Da qui i soldi sono stati trasferiti verso conti correnti di altri paesi europei come il Belgio, l'Olanda e la Germania, dove sono stati gestiti da altri complici e l'ipotesi che si possa trattare di finanziamento al terrorismo è attualmente al centro di una richiesta di cooperazione internazionale giudiziaria e di polizia, per cui siamo convinti che ci saranno dei seguiti.